Salve a tutti ragazzi, oggi proveremo a non aggiustare questo kettlebell perché a quanto pare tipo ha qualcosa che non va. Vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Innanzitutto togliamo questo bracciale, questo cinturino a molla. Ecco qui. Qui no. Ecco qua. Apriamo con l'apricassa. Ecco fatto. Ok. Ok, vediamo un attimo che cosa potrebbe essere. Io sono completamente ignorante. Tutto quello che so l'ho visto tramite il canale del nostro vecchio amico orologiaio, ma è la prima volta che utilizzo questi ferri per fare riparazioni di questo tipo. In genere ho sistemato una massa oscillante, ho rimesso a posto una lancetta, ho cambiato le pile agli orologi al quarzo. Però proviamo, qualche attrezzo ce l'abbiamo, qualche conoscenza pure. L'unica cosa è che proprio non ho idea di che cosa, di quale componente possa essere. E quindi proviamo a metterci mano, magari scopriamo qualcosa. Allora, innanzitutto vediamo di riuscire a togliere questa corona, ecco qua. Questo ferma movimento in plastica che proprio non si può vedere. Se tiro quello, no. Vabbè, facciamo con le mani. Ce la facemmo. Bella sporcizia che si è accumulata. Chissà che cassa è. Forse sarà biottone cromato. Comunque è tutto sporco di questa polverina, anche il movimento. Togliamo le lancette con la tecnica di Cesare, che se non utilizzo la plastica perché ho paura di fare più danni che bene, tanto il quadrante non è particolarmente delicato, non dovremmo avere problemi a togliere le lancette. Ancora un'altra spinta. Ecco qua. Mettiamolo in un contenitore così non le perdiamo. Carino il quadrante, è proprio vecchio stampo. Incollato qui
Something a beast, sto orologio. Cerchiamo un attimo di togliere i piedini ferma quadrante, ma mi sembrano tipo bloccati, quindi molto probabilmente andiamo con questo, ma no. No. Beh, dai, ce lo lasciamo al quadrante. Tanto non dobbiamo fare una revisione. Ma solo dare un'occhiata e vedere di aggiustare barra rompere qualcosa. Tutto ciò, spero che questo video possa arrivare dal nostro amico orologiaio e possa magari rispondere in una sua revisione, in qualcosa, dicendoci che cosa ho sbagliato e che cosa non avrei dovuto fare, tipo forse quello che sto per fare in questo momento. Magari è l'ultima cosa da togliere della prima che sto togliendo. Vediamo un attimo. Vi lascio ai miei smanettamenti. Vediamo un po' come va. Quindi proviamo a togliere il fatidico bilanciere, la speranza che non si rompa. Ecco qua. Proviamo a togliere la vite della ruota di carica, questa dovrebbe essere la ruota del bariletto. C'è questa vite qua che è bloccata. Vediamo un po'. Thank you.
ragazzi, ora non si sa come siamo riusciti a rimontarlo, più o meno, diciamo che abbiamo fatto più danno che bene, perché aggiustato non si è aggiustato, abbiamo scoperto quel pezzettino del ponte delle ruote di carica rovinato, quel ponte un po' piegato e quella vitina che si era rotta dentro quando ho cercato di svitarla. Per il resto comunque sono riuscito sorprendentemente a rimontarlo tutto com'era, quindi penso che lo porterò da un orologiaio il prima possibile, ma purtroppo non c'è stato niente di fatto. Come vedete continua a non caricare e continua a non capire che cosa possa essere. L'ancorino era a posto, la ruota scappamento pure, l'ho rimessa al suo posto, però c'è qualcosa che non va, penso nel rotismo di carico. Vediamo un po'. Intanto grazie per aver visto questo video, vi lascio gli ultimi ritocchi e alla prossima.